Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Buon anno, tantissimi auguri di buon anno a tutti i vostri cari, alle vostre famiglie, alle persone che amate. Buon anno, che sia un anno all'insegna della serenità. L'unico augurio veramente che mi è venuto di fare, che mi viene di fare quest'anno a tutte le persone è la serenità. Nel cuore, nella mente, nella propria casa. Oggi è un giorno molto triste perché è l'Epifania. Io non amo l'Epifania per un unico motivo, perché sancisce la fine del periodo che quello che vivo meglio e quello in cui mi sento più serena, più confortata. Io amo il Natale, amo l'atmosfera natalizia, amo come mi sento nel periodo natalizio. Posso aver passato anche delle... l'avevo già fatto questo discorso in uno dei Natali scorsi. Posso aver passato un brutto periodo, mi può essere capitato qualcosa di brutto, qualsiasi cosa insomma mi succeda, bella o brutta, io a Natale, vabbè, se bella viene ovviamente amplificata, ma se è brutta, io a Natale provo sempre un sacco di cioè, mi conforta, è una festa che mi conforta e mi fa stare veramente con il cuore più sereno. E quindi ecco, oggi sancisce l'Epifania, sancisce la fine di questo periodo, tutte le feste porta via purtroppo. Amore, vieni, dai, vieni. È che dopo l'ultimo video magari qualcuno ti vuole vedere. C'è Penny. Stavo dicendo, quindi ecco, è un giorno un po' così. Infatti ho deciso che, essendo iniziati i saldi, vado fuori e mi consolo con lo shopping. Allora, dove sei? Ti sento ma non ti vedo. Ora ti vedo. Va bene, eccola. Buon anno anche da Penny. Allora, quindi il video sui regali dei miei Natali, ma che cosa sto dicendo? Sui miei regali di Natale, vi faccio vedere solo i regali, quindi quello che ho ricevuto da altre persone, non vi faccio vedere gli autoregali e quant'altro, perché quello lo chiudo tutto, lo racchiudo tutto in un video haul prossimamente. Il primo regalo li prendo così random, ce li ho qui, e questo qui. Questo è praticamente una torta zenzerina, così c'è scritto, per mi fa delle cose strane, perché ha il profumo di zenzero, è appunto un diffusore di fragranza, questo è di Bottega Verde, ha appunto i suoi bastoncini da inserire all'interno, questo è allo zenzero e ha questa confezione carinissima con il cuoricino che fa intravedere il livello appunto del liquido contenuto all'interno. Molto molto carina, molto buono il profumo e grazie Paola. Poi un'altra mia amica mi ha regalato questa combo qui. Questa in pratica è una spugnetta, per la spugnetta scusate ma adesso non so dirvi il brand perché era appunto scritto sulla bustina quella conteneva e che ho già utilizzato. Questa è una delle poche cose che ho utilizzato dei regali prima di farveli vedere. Allora, e questa spugnetta qui adesso ovviamente è rigida, poi va bagnata qualche minuto, tenuta in ammollo o comunque bagnata finché si ammorbidisce e appunto si passa sul viso per rimuovere più in profondità le impurità. Dopodiché si lascia asciugare, si indurisce e si tiene appunto appesa. In combo con questa spugnetta mi ha regalato il latte detergente, delicato trattamento detergente e struccante, preserva il naturale film protettivo della pelle e questo è del dottor Auschka, insomma, questo, questo termine che non so molto pronunciare, e questo è molto carino anche il pack, questa è la confezione, il suo dosatore, questo ancora non l'ho utilizzato, sto per finire il mio detergente, di conseguenza poi passerò a questo. Io non amo il latte detergente per struccare, e comunque lo utilizzerò come detergente e basta. E volevo capire se, non so se è una marca totalmente bio, sapete che io non sono molto ferrata in materia,
Non lo so, fatemi sapere voi se la conoscete, dottora Ushka, se è totalmente bio o comunque naturale, in che percentuale, non lo so. L'ha presa comunque in una profumeria bio, erboristeria, ora non ricordo bene cos'è. Tra l'altro mi ha fatto scoprire questo negozio che è aperto a Pavia e che io assolutamente non conoscevo e devo andare assolutamente a curiosare. Eventualmente per le ragazze di Pavia vi faccio sapere qual è, dove si trova e com'è. Molto molto sono molto molto curiosa. Poi passiamo a un'altra mia amica che mi ha regalato un set di Nash Argan. Ora vi faccio vedere tre prodotti perché sono quelli che ho qui. Shampoo e balsamo li sto già utilizzando e la doccia attualmente è occupata dal mio ragazzo, quindi non posso prenderveli. Allora, era un set in cui c'era appunto lo shampoo, il balsamo, poi c'era questo Instant Hydrating Styling Mask, se trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, che è appunto questo qui. Poi c'era la Deep Infusion, che è la Restorative Hydrating Mask, trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, anche questo. Ed è appunto questa qui. E poi il famosissimo olio Nash Argan, che è questo. Ovviamente sono tutte mini taglie, non mi ricordo shampoo e balsamo, ma. Aspettate, in pratica io avevo già acquistato questo set precedentemente perché volevo provare alcuni loro prodotti in Italia per capire se comprarli in taglia intera e mi ha regalato lo stesso set, cosa che ho adorato visto che soprattutto questo prodotto di cui poi vi parlerò in futuro perché lo sto amando, insomma ho l'opportunità di testarla ancora un pochino per quest'altra confezione. Torno subito. Eccomi, tutto questo per dire che, eccolo qui, queste qua sono le confezioni finite di shampoo e balsamo del mio set che avevo preso precedentemente, quindi almeno ve le posso fare vedere. Questo è lo shampoo, questo è il balsamo. Lo shampoo non ha particolari beauty treatment for all skin over, quindi trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, shampoo. E questo è il conditioner uguale, non hanno diciamo nomi specifici, non so se Non penso sia l'unico shampoo e l'unico balsamo che ha Nash, però non ha nomi specifici ed è questo. E niente, queste ovviamente le avevo messe nei prodotti finiti, poi per recensirvele e farveli vedere, solo per farvi vedere le confezioni. Poi, altro regalino è da parte di mia cugina e mi ha regalato questi due prodotti qua. Questi sono quelli della linea Tesori d'Oriente. Abbiamo il doccia crema olio alla mamma, che è buonissimo. Questo profumo è buonissimo. Non l'ho utilizzato, ma conosco l'odore, a parte che si sente, basta aprire la confezione. E la crema fluida aromatica, sempre alla mamma. Eccoli qua in questa confezione molto orientaleggiante, anzi arabeggiante, non orientaleggiante. Poi un'altra mia cugina, nonché sorella della cugina precedente, mi ha regalato questo profumino qui che sto amando. L'ho utilizzato ieri per la prima volta, anzi, non ho messo il profumo. Mettiamolo. È buonissimo. E questo qui è, non so come si chiami questa marca, Charro, credo. È il Charro, è il profumo Red. In questa confezione qui, molto minimal, ricorda quasi un profumo maschile, buonissimo, è veramente buono. Ora, io non sono affatto ferrata a descrivere i profumi, quindi non ho la più pallida idea di quale sia la fragranza magari che predomina o quali siano tutte le altre, ma vi assicuro che è buono, è molto è dolce, ma non è assolutamente stucchevole, ha un che di fresco. Ma soprattutto dolce più che fresco. Avete capito, vero? Comunque, è buonissimo, fidatevi, è buonissimo. Se vi capitate in qualche profumeria, prendetelo. Cioè, annusatelo e se vi piace, prendetelo. Poi, mia zia mi ha regalato, magari ce la faccio, questa splendida collana. Questa qui è di Accessorize o Accessorize o come caspita si dice. È stupenda, è bella,
vistosa ma delicata alla mia maniera. E eccola qui. Ha tutte queste, la catenella è tutta dorata e ha tutte queste gocce. Sì, diciamo che ha una fila di brillantini azzurro scuro, però vedete alla parte superiore e scendono queste gocce color Tiffany. È stupenda, è veramente bellissima e praticamente va bene con tutti gli outfit, a meno che non ci sia un colore che cozza particolarmente col color Tiffany. Veramente bella, bella, bella. Passiamo ai regali più succosi, che fanno parte tutti, ovviamente, e quando faccio così, del mio bracciale Pandora. Ho visto che vi è piaciuto il video del precedente. Bene, siamo in tanti a condividere questa passione. Mi raccomando, continuate a pubblicare foto taggandomi che mi fa piacere vedere i vostri bracciali. Comunque, allora, da parte, dei miei genitori, di mia mamma e di mio papà, ho ricevuto un charm bellissimo, molto significativo ovviamente e molto importante. È diventato uno dei pezzi più importanti del mio bracciale. Vi metto in sovraimpressione uno spezzone di filmato in cui ve lo faccio vedere per bene. Comunque. E questo charm qui, che è praticamente un pendente con in un cerchio racchiuso l'albero, con alcune foglie in argento e zirconi, alcune foglioline più piccole in oro, e sopra alla targhetta con scritto Family. È veramente stupendo. Gli zirconi sono anche sulla rotellina, diciamo, che si impila nel bracciale. Meraviglioso. Questo per quanto riguarda mia mamma e mio papà. Per quanto riguarda il mio ragazzo, ha esagerato, quest'anno ha veramente esagerato e mi ha regalato innanzitutto questo braccialetto qui, che è quello appunto di Tiffany. Vedete, io ho anche quello con le perline un po' più grandi, questo è quello con le perline piccoline, con il cuoricino piccolo e da una parte smaltato color Tiffany e dall'altra parte classico Return to Tiffany & Co. E come se non bastasse, ha aggiunto 5 charm al mio bracciale. E sono innanzitutto la chiusura di sicurezza, perché il mio bracciale, vedete, ormai è quasi completo, quindi ha bisogno appunto di un'ulteriore sicurezza in caso si slacciasse. Non succede, ma visto che diventa un bracciale pesantuccio, ha bisogno di un'ulteriore sicurezza. Ed è questa qui con le margheritine tutte intagliate sulla chiusura, da cui scende appunto la classica catenella. Le chiusure di sicurezza sono tutte così, cambiano appunto i due charm che si infilano. Poi ha aggiunto, ovviamente, e non poteva mancare, la macchina fotografica che era nella mia wishlist da tempo. Ovviamente sta a rappresentare quello che faccio soprattutto per il blog e per YouTube con questo oggetto. È bellissimo, è molto curato, l'avrete visto in altri video. E davanti raffigura appunto, vabbè, l'obiettivo, su ha il pulsante di accensione e un altro pulsantino, dietro ha tutti i pulsanti che possiamo trovare, la rotellina per scorrere le foto e lo schermo LCD. È veramente meraviglioso. Poi ha aggiunto il pupazzo di neve della collezione natalizia. È stupendo perché oltre a, vi avevo già detto nel video scorso che il punto di colore nel mio bracciale è rosso, quindi oltre ad avere gli accessori, cioè la sciarpetta e il cappellino rosso, questo pupazzo di neve, essendo bianco, dà un ulteriore tocco di colore, tra virgolette. Quindi mi piace tantissimo. Poi, assolutamente, insieme al ciondolo, ecco, forse i pezzi più importanti del mio bracciale sono quattro. Due sono nuovi e sono il ciondolo appunto della famiglia dei miei genitori e questo del mio ragazzo. Questo è una sorta di scrigno a forma di cuore con tutti i cuoricini disegnati sul bordo. Dietro è anche il bordo è fatto di cuoricini e c'è scritto Pandora con il logo, ma la cosa bella è che si apre e all'interno c'è appunto un anellino, una sorta di solitario. L'anellino è d'oro e con zircone al centro. È stupendo, potete ben capire che, come vi dicevo, è appunto uno dei miei charm più significativi del mio bracciale.
E poi l'ultimo è praticamente questo cuoricino qui, anche questo era nella mia wishlist da tempo. È veramente bellissimo, è un pendente diverso dagli altri perché magari la parte più diciamo più grande che di solito è quella che pende, qui è quella invece inserita nel bracciale, pende questa delicatissima catenella e appunto il cuore a forma di lucchetto a testa in giù, da cui pende la catenella con una piccola chiave, sempre con il cuoricino anche sulla chiave, infatti si chiama la chiave del mio cuore. È bellissimo, è uno dei charm veramente che forse ho visto a più persone perché è semplicissimo ma veramente d'impatto e molto molto bello. E niente, quindi per quanto riguarda il bracciale approfitto per dire che farò l'update a bracciale finito, mancano veramente due charm e un divisore, massimo tre charm ed è finito, ma quando ho girato il video ovviamente non avevo ancora ricevuto i regali di Natale, per cui mancano questi sei charm più quelli che prenderò per finirlo. E la domanda che mi fanno tutti è adesso, e adesso secondo bracciale ovviamente. Per quanto riguarda i regali di Natale, questi erano tutti, spero di non essermene dimenticata qualcuno. Per quanto riguarda gli autoregali, come vi dicevo, li includerò in un video haul, perché ovviamente avendoli acquistati io fanno parte dei video haul. Così come per il bracciale, se volete rispondere facendo un video dei vostri regali di Natale, mettendo le foto, taggandomi, insomma, quando si parla di cose carine, cose sfiziose, futilità tra virgolette, che però ci fanno stare bene, ci rendono più felici, è sempre bello insomma andare a curiosare. Alla fine del video vedete tutti gli account insomma dei miei social, quindi eventualmente vi aspetto anche lì se volete, lì è più immediata magari la condivisione di foto o di pensieri impulsivi del momento su qualche prodotto, sugli stati d'animo, comunque in generale. E nulla, vi auguro una buona Epifania, anche se quando caricherò il video sarà già passata, ma fa niente, vi auguro nuovamente buon anno, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!